mai dire resh. Ok, tu c'è qualcosa che vogliamo vedere insieme in quest'ultimo quarto d'ora? Ci stava un episodio di Peppa Pig, se lo trovi, si chiama Una nuova casa. Vediamoci l'episodio di Peppa Pig, La nuova casa. Sempre se Otello sopravvive. Una nuova casa! Papà Pig lavora nel suo studio. È lo stesso della mamma. Che lavoro fa il padre? Lui fa l'animatore dei libri per bambini. Ah, ok. A giudicare dalla qualità del disegno. Bello, papino. Lavoro, sto progettando una nuova casa. Ma posso capire perché si è messo in giacca e cravatta per stare in casa? Impressionante in videoconferenza. Vabbè, progetto una nuova casa, fa un disegno brutto copiato da un modello qua fatto di carta ancora più brutto. Però è piccina piccina. Oh no, questo è un modellino. La casa vera sarà molto molto più grande. Quasi il doppio. E questo disegno ti mostra come verrà una volta finita. È tale quale modellino. No, è tale quale la casa loro adesso. No, ma tra l'altro no. Ah, così funziona il progetto. Due quote e finito. Ottimo. In realtà è così grande perché... Questo misura uno. Uno. Un cosa. E quell'altro misura A più B. A più B. Non ho proprio senso A più B. Ma se sono due, A è un valore, B è un altro valore, perché non mette direttamente il valore effettivo? Una cosa importantissima. Le corna. Ecco fatto. Peppa ha disegnato un'altalena davanti alla casa. Grazie, Peppa, narratore. Va di visitare la nuova casa. Sì, grazie, papino. Poi pigli schiatte che ha capito disegno. Così impari a rovinare i miei progetti. Papà Pig porta Peppa e Giorgia a visitare la casa in costruzione. Che si trova su uno strapiombo. Ma papà, io non vedo niente qui intorno. Certamente, perché il lavoro di costruzione non è ancora cominciato. Quindi prendi i mattoni, bruttato. Posso capire perché i mezzi pesanti andavano a passo d'uomo? Ah, boh. E chi le cammina, chi le cussa e chi le va a per? Ma non ci stava dentro il camion, non poteva andare a sedersi a fianco a quello nel camion. Ecco che George si dimostra amico di Salvini. Uspa, uspa! Esatto. Ecco il signor Toro e i suoi amici. Ma ci sta bisogno di chi le che ci fa, c'è sta così e così. Ah, poi chi le sa da mettere, giustamente si deve mettere così in maniera tale che tutto il cemento che sta dentro tutto girando. Tutto il bitume scivola giù, esatto. Non puoi costruirla da solo, papino. Io ho fatto la parte complicata del lavoro, il signor Toro dovrà solo seguire le mie istruzioni. Buongiorno, chiarissime, istruzioni Pig. Chiarissime. Mi raccomando, che l'altezza sia A più B, ragazzi. Che cosa? E che larghezza sia A1. Troviamo oggi un parcheggio, una piscina o una rampa. Allora beh, loro vanno lì senza sapere che devono fare. Ah. Ragazzi, voi venite, portate materiale a caso, poi vi dirò che fare. Dobbiamo costruire una casa. Ma noi abbiamo portato solo la plastica, scusate. No, una casa. Potete costruirla uguale a questa, per favore? Però... Con le stesse dimensioni. Beh, tecnicamente è uno. È un decimetro quello. Il signor Pig vuole una casa. Come vuole che la costruiamo? Di paglia? Di legno? Oppure di mattoni, signor Pig? Ma che, tre porcellini? Sì, infatti. C'è capito. Di mattoni, per favore. È un'ottima scelta. E non di... Voglio vedere perché hanno... Secondo te questi qua hanno avuto anche a che fare con qualcuno che ha detto per favore a me di paglia? Dimenticatevi l'altalena. Non ti preoccupare, Peppa. La vuoi di paglia, di legno o di mattoni? Sarà fatto. Ma si rompono tutti se li portate così i mattoni. Tutti, è una casa, esatto, già piena di crepe. Esatto. Che poi con questi mattoni non, cioè, non ci fai manco un forno con questi mattoni. E poi quello fa scivolare il bitume sul... Che state combinando? Non lo so. Adesso credo che arriva il terzo tizio e dice: voglio vado a scrutare che mi scava prima il fondamento. No, la fanno appoggiata la... Vi posso aiutare? Beh, direi di sì, perché loro stanno solo facendo un cazzo di niente che non abbia senso. Il livello di competenza necessario è quello di Peppa Pig, quindi va bene. Ok. Anche George vuole aiutare. Va benissimo, George. Ti dispiacerebbe... Vieni, vieni, adesso tu alza quel muro lì, vai. Ghietto di malta in questo punto. Sai che cosa sembra? Merda! Fango un po' molliccio. La malta è un tipo di fango molto molto speciale. Ha detto malta, avevo capito la palta. Che la palta è un modo per dire merda, in effetti. E mai, ma Peppa, ti piacerebbe posare il primo mattone? Sì, grazie. Oh, ma le fondamenta! No, dove si legge sta la cazza? La fanno appoggiata. Tipo i muretti in Puglia. Sì, esatto. Ottimo lavoro. È finita la casa, andiamo ragazzi. Faccio il resto.
I mattoni così fanno messi. Ma cioè, ma l'attaccano veramente a terra. Ma tu sai che quello la malta fa presa sull'erba. Sull'erba. Cioè, per spostare la casa basta che si abbassano e tagliare i fili d'erba. Riuscirete a finirla entro stamattina? Oh no! Sono le 4 del pomeriggio, mi voglio precisare. Costruire una casa in una mattinata. La porteremo a termine entro domani. Beh. Ah! Ma come, Peppa? Ma sei scema, un giorno? Domani sarà pronta. Bene, allora domani, signor Toro. Ciao, ciao! George ha messo per terra un po' di quel fango appiccicoso e io ci ho appoggiato su... Il culetto. ...un mattone. Ah, ok. E ora chiudete gli occhietti e sogni d'oro. Tempo zero. Deve essere... Li assedati. Deve essere... Ma tra l'altro deve essere bellissimo dormire vicino a questi, eh. È mattino. Peppa e George sono impazienti di e vedere. Padre dal giorno prima non si è ancora cambiato i vestiti. Cosa? Agis sapevano brutte. Tutta la notte hanno lavorato. Si sono fermati in attimo. Adesso però deve essere collaudata. Il signor Coniglio è un ispettore edile. Molto bene, direi. Apri chi la porta, se no un crollo apposta. I requisiti edilizi, diciamo, del comune dove vivono loro sono molto larghi, insomma. Cioè, questo è il test, sta mettendo già approvata. Sì, sì, questi sono i requisiti edilizi. Vabbè, no, se resiste alla chiusura di una porta vuol dire che ha posto la casa. Ha posto la casa, è a norma. Signori, non è ancora finita. Cosa? Avete dimenticato l'altalena? No! Ma allora basta, blocchiamo il cantiere. Abbattiamo tutto. Eccola. Allora, da notare che l'altalena l'hanno solo poggiata e non fissata a terra. Peppa, la prima spinta che si dava finisce a mare lei e tutta l'altalena. I nostri nuovi vicini potranno finalmente trasferirsi. Dove? Salma la montagna. I vicini più vicini sono a 1 chilometro. Ma ora che ci faccio caso, i 3 porcellini ci stanno, eccoli qua. È vero. Nuovi vicini? Sì, Peppa. Il signor Lupo e la sua famiglia vanno a vivere nella nuova casa. Ah, quindi non è la casa loro! No, ma aspetta, ci sono i 3 porcellini e il lupo! Sarà fatta apposta la citazione, allora. Oh, guarda! È la cena! Dei piccolini come te! Ciao, ciao! Io sono Wendy Lupo. E io sono Peppa Pig. Dalla chat. Io sono Lupa e io sono il bacon croccante. Grazie per aver costruito la casa, signor Pig. Oggi non ti mangeremo. Di che materiale è fatta? Di legno? Di paglia, forse? No. Ma ce la dava... Ma è un lupo o una talpa? Cos'è? Allora, senti. Se le competenze minime necessarie a diventare ispettore edile per il comune sono il saper aprire e chiudere una porta... Immagino gli altri non stare. Abbiano esatto, idea di cosa esatto. Siano i materiali. Esatto, cioè ci può stare. Oh, è fatta di mattoni. Controlliamo se è forte e resistente. Prenderò fiato, soffierò e vedremo. È molto solida. Ah, giustamente, no. Se resiste a una chiusura di una porta, sicuramente resiste a un compleanno, a uno che spegne le candeline. La... A prova di compleanni sta casa. La casetta di quale materiale è fatta, signor Pig? Di mattoni, quindi non si faccia venire strane idee. Un'altalena! Ha cominciato a pensare che poteva mangiarselo. Sì. Mi potresti dare una spinta? No, ma ti darò più di una spinta. Comunque, ad ogni modo, l'episodio avevo notato che aveva del potenziale, effettivamente meritava. Sì, sì, sì. Come finirà che moriranno tutti uccisi dai lupi? La macchina nuova. Io sono Peppa Pig. Vabbè, c'è il tuo cazzo. Sai quella cosa che esce dalla macchina? La marmitta? Che c'è un... No, a destra c'è come un filo, che cos'è? Ah, è l'antenna. La macchina Vabbè. Nuova. Esce dalla ruota destra. Esce dalla ruota. Oggi Peppa e la sua famiglia faranno una gita con la loro macchina rossa. Che dite, tiriamo giù il tettuccio? Sì, che bello. Pensavo tiriamo giù qualcuno lungo la strada. Sì, che bello. A Peppa e George piace molto la macchina rossa. Ma perché continua a specificare la macchina rossa? Non mi pare che ne abbiano altre. Allora si parte. E allora? Ma bussa il clacson per cosa? Non c'è nessuno davanti. Mi piace la nostra macchina. Sono state dicendo. Siamo a 54 secondi di episodio. State facendo solo voi, state dicendo solo quanto è bella la macchina. Secondo me mi portano a peste e fanno un incidente. E alla nostra macchina piacciamo noi, non è vero? Disse prima di esplodere. Non sapevo. Sembra che la macchina faccia i capricci. Che
c'è che non va, papà? Ma non ho capito. Però hanno montato un mini aereo dentro. Che c'hanno un motore a elica, che è la... E grazie che non funziona. Che le serve l'elica? L'elica deve essere messa fuori e deve spingere l'aria. Grazie che non funziona un motore. L'officina di Nonno Dog. Lui la aggiusterà. Ottima idea. Nonno Dog. Nonno Dog gestisce l'officina. È molto bravo a riparare le macchine. Ma non è un'officina, è una pompa e benzina. Infatti. Caspiterina, Papa Pig. Hai montato il motore sbagliato. Per favore, la puoi aggiustare, Nonno Dog? Sì. Veramente noi volevamo fare una gita in macchina. Te la fai nella pompa di benzina la gita. Tranquilli, potete prendere questa macchina nuova mentre aggiusto la... E mi raccomando, non dite quanto vi piace. Grazie, Nonno Dog. Volete abbassare il tettuccio? Allora, premo questo pulsante rosso. Cruscotto così brutto non l'ho mai visto. I lastetti colorati che non specificano cosa che servono. Non specificano cosa. Leggi il libretto. Che macchina intelligente. Grazie, Nonno Dog. Sono 26 euro l'ora. Quanti pulsanti che ha questa macchina? Chissà cosa faranno, ecco. Proviamoli, esatto. Tutti. Questo è per l'iniezione del sedile. Questo è per l'autodistruzione. Vediamo. Giorgi viene sparato in cielo. Cosa funziona quel tasto eject, papà? Finestrini magici. Per favore, papà, riapri i finestrini magici. Non ho capito cosa fa ridere di finestrino. E il pulsante blu a che cosa servirà? Non lo so, vediamo. Ti immagini sta autodistruzione tra questi tasti? Oppure si apre il cofano e esce il mitragliatore e comincia a sparare davanti. Mi piace tanto. Hai visto che era l'antenna quella? Questa macchina nuova, possiamo tenerla? Possiamo rubarla? E non possiamo tenerla. Tanto non abbiamo detto lì. Lasciamo quella macchina nostra lì e andiamocene a casa. Peppa, l'abbiamo presa in prestito per un giorno. Ma non abbiamo lasciato nessun documento, potremmo fotterlo. Oh no, credo che stia per piovere. Sì, tiriamo su il tettuccio. Ora, quale sarà il pulsante giusto? Ma non è che ce ne stanno assai, eh? Come macchina idiota questa qua, che uno non la sa, deve premere i tasti a caso senza sapere. Forse che sciocco sono. Aspettano da poco, cioè no, la macchina si sta bagnando. Ho sbagliato pulsante, ho sbagliato pulsante, che sciocco che sono. Adesso tra un quarto d'ora proverò un altro tasto. Che ne dite, bambini? Deve essere questo qui. Mi spieghi l'utilità di sto coso che non colpisce i vetri ma colpisce le facce? Sei assetato, era la funzione drink. La fontanella, il rubinetto. E tu quindi, che sete, tasto! Mentre quindi bevi. Comando più inutile non poteva metterlo. La macchina nuova ha schizzato Papa Pig. Pochino, papà, quello non è per il tettuccio. Questo pulsante. Ops. Ma già l'ha premuto prima il già. No, allora è questo. Manca un tasto solo, devono premere. Devono provare solo il rosso. Sante. Ops, no, non è quello. Allora è questo. Sta premendo io tutti i tasti di prima. Aiuto! Papa Pig ha dimenticato qual è il pulsante giusto. No, Papa Pig sta premendo tutti i tasti tranne l'unico che deve premere. Li proverò tutti tranne questo qui. Più volte. Io e questa macchina non andiamo d'accordo. Proviamo con il pulsante rosso. Ah. Da notare che il pulsante rosso ha spento anche gli altri tasti. Esatto. È inutile. Non serve. Inutile, bro. Ora però ha smesso di piovere. Che ne dite? Riapriamo il tettuccio. Ma li preme di nuovo tutti tranne il rosso. Tu sapevi. Ma è proprio scemo. Il rosso. Evviva. O piove di nuovo. Nonno Dog ha riparato la macchina. Ma il senso di fare la gita, cioè sarà un giro con la macchina, che stai... Fatevi 300 metri! Ha riparato la macchina. Ti faccio notare che l'ha tenuto tutto il tempo col motore acceso, cioè ci ha consumato tutta la benzina, così mo sono costretti a fare il pieno. Esatto, quello che lo fa apposta, che lui è anche benzinaio. La vostra macchina è pronta! E la tua è allagata! Mille grazie, nonno Dog. Alzava, mille euro! E tieni pure il resto. Grazie, papà Pi. Ma mi hai dato solo 1,80 euro. Ma la macchina blu si smonta. La macchina nuova mi piaceva, ma la nostra vecchia macchina mi piace di più. Credo che anche noi piacciamo alla nostra vecchia macchina. Mamma mia, mi si scassa una volta. Non è vero?
Ma se ci montano in rodo. Ma poi è bellissimo che loro ridono sempre al niente, veramente. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine di questa puntata. Mai dire